Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore e primogenito tra molti fratelli, il tuo Verbo eterno, fatto uomo e credo della Vergine Purissima, il tutto simile a noi fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo prenderà bambino e lui piccolo e fragile adora il Dio onnipotente. Contemplando il suo volto scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita si riempie della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore si accende nel fuoco dello Spirito e fuso sui nuovi figli. Guardando il suo corpo piegato, vena quel sangue prezioso che la rende pura e santa. Esultando per la sua risurrezione, pregusta la gioia del possedere. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E dopo aver portato l'immagine del nuovo terreno, rispecchino finalmente quella del nuovo senso. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova generazione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. In particolare a tutte le nostre autorità, ai frati francescani e a tutti coloro che in vario modo hanno contribuito a quest'aula di quest'opera che è veramente meravigliosa e che suscita in noi sentimenti di grande contemplazione. Grazie a tutti. E
Padre Massimo, è appena terminata la Santa Messa, durante la quale è stata restituita alla cittadinanza galatinese la scena del Calvario, il Calvario che sta proprio lì in fondo alle tue spalle. Si intuiva che eri emozionato quando parlavi questa sera. È un'emozione grande, vero Fra Massimo? Un'emozione grande e un'emozione intima. Sono contento perché dopo 3 anni il Calvario finalmente è ritornato in Basilica. Tutti lo possono vedere, potete guardarlo, potete fermarvi, potete contemplare un po' ogni aspetto del Calvario. Ogni angolatura è sotto i vostri occhi. È stato fatto un lavoro eccellente, la sovrintendenza si è congratulata anche per questo. E sono ben contento che come frati francescani custodi di questa basilica ora lo restituiamo da capo alla comunità di Galatina. Il nostro servizio è proprio di custodia e quello che abbiamo tentato di fare in questi anni è stato restaurato e ben custodito, ora sarà riproposto alla pietà dei fedeli. Per quanto tempo sarà visibile in tutti i suoi lati, anche le piaghe che si vedono benissimo adesso attraverso il buco nella croce? Sì, il crocifisso sarà esposto in quella posizione nella navatella di San Francesco fino a Pasqua, quindi fino ad aprile sarà fruibile, sarà visitabile, tutti potranno avvicinarsi, potranno contemplarlo da vicino. Ci sembrava opportuno, dopo un importante restauro, non ricollocarlo nella posizione di prima per permettere a tutte le persone di contemplare la bellezza di questo crocifisso. Poi la sovrintendenza però ci ha obbligato a rimetterlo e ricollocarlo dove stava prima. Intanto per questi mesi tutti ne possiamo godere e possiamo ammirare e possiamo pregare forse vicino a questo gruppo scultoreo che realmente invita alla preghiera e infonde tanta pietà nei cuori. Fra Massimo era emozionato, e la restauratrice? Commossa, emozionata, soddisfatta, felice, un po' preoccupata e un po' gelosa perché qualcuno baciava il crocifisso, la cosa non mi è piaciuta molto. Complimenti comunque. Grazie, grazie. Quando è l'appuntamento per... Giovedì prossimo, giovedì 22, ci sarà la mia presentazione nella Saletta della Cultura qui della Basilica. E a che in ora? Chiesa alle 19, dopo la messa. E qui in chiesa ci sarà invece la mostra fotografica. Quindi l'appuntamento è giovedì per scoprire tutto. 22 alle 19 nella Sala della Cultura della Basilica Cateriniana. Grazie. Grazie a te. Apollonio Tundo è stato prodigo di consigli con la restauratrice, no? L'esperienza di, posso dire vecchio? No, non anziano. Diciamo vecchio. Nel restauro si sono usate tecniche vecchie e antiche. Ah, quindi la tua esperienza è servita per riportare alla luce queste vecchie tecniche, insomma. Ma un po' di emozione c'è stata questa sera, o no? Anche per un, e questa volta lo dico, vecchio comunista. Qualsiasi opera d'arte ti porta sempre ad avere delle emozioni. Dico anche per chi ha il cuore rosso, per politicamente rosso. La politica con l'arte è tutta una. Ah. Uno sa fare politica seria, lavora seriamente. E da buoni consigli, allora, diciamo. E da buoni consigli. Grazie. Le Poste Italiane hanno prodotto un annullo speciale per l'avvenimento di questa sera. Le cartoline fino a quando saranno disponibili? Fino al giorno 25 e anche oltre. Cioè fino al giorno... E anche oltre. E saranno acquistabili qui o a Santa... Qui, sempre qui. Sempre qui.